Ma queste? Delle braccia che presero Tron è lo stesso profezia del Benglu. Ah, ma questi, scusate. Tengono in qualche modo il Sarlacc fermo? Non capisco. Allora, di sicuro hanno un funzionamento. Ok, abbiamo capito, stai alla larga dai succhi digestivi. Sarei rimasto comunque. Però maledetti, mi ficcano un holocron lì. Giù mi aspetto una caduta. E io mi butto verso l'holocron. Non arrivandoci per un millimetro. E atterrando qui, che è tantissimo Elo 3. Cioè, è uguale. E quando arrivi su Alta Opera, si chiamava, che nel 2 viene conquistata dai Flood, che è il pianeta dei Covenant, dove ci sono per l'appunto le tre coscienze, sì, vabbè, i tre leader dei Covenant, e poi nello 3 la si raggiunge. E io non posso tornare su, quindi quell'holocron è perduto? Mi stai dicendo ciò? Mi dice così. Va bene, andiamo dai Flood. No, non capisco, ma non posso capirti. Sono sotto, sono nella pancia, mi sto inoltrando nei cunicoli digestivi. Mi ha anche mangiato. Non ho capito. Devo aspettare, sicuramente devo aspettare, ma quando, cosa? Perché prima ce l'ha mostrato in una specie di tutorial l'imperiale, cioè è arrivato, l'ha mangiato. Se sto di qui, mi prende comunque, perché è come se mi aspirasse. Cioè mi aspira proprio, c'è il rumore del vento. Ok, non era attivo, quindi li attiviamo noi in questo modo. Lui si chiude, o meglio il risucchio digestivo si chiude e noi passiamo. Va bene. Sì, ma sono 20. Ok, finito il vento. Cioè, altro che digestione qui. Siamo in una caverna, mi ricorda tantissimo la caverna che vediamo in Jedi Fallen Order. Ma sono morti e me li sta tirando qui vivi? Sono vivi. Ma li finisco io. Cioè, fa un danno assurdo, tra l'altro, perché arrivano qui che hanno perso un quarto di vita. Tutti qui. Va bene. Ok. Se vuole mandarmene qualcun altro, poi ci penso io. Lei li digerisce dopo. Cioè, manda qui il pasto e noi lo cuciniamo, lo scaldiamo, sono di scosse, è tipo Starkiller, il microonde, e poi il Sarlacc se li gusta più tardi. Ce n'è ancora uno lì che si è tipo ancorato, afferrato in qualche modo. Ha capito che può ripararsi come noi, andremo avanti allo stesso modo. E torniamo alla base. Casa base. E torno a fare il mio lavoro di cuoco, di chef culinario. Questa, se chiedete a Cracco Cannavacciuolo, è una nuova abilità nella prossima edizione. Io non so se lo guardate, però potreste vedere per l'appunto Cuoco Sith che cucina la carne, scalda la carne usando i polpastrelli e ciò che esce da quelli, quindi la scossa elettrica, i fulmini di forza. 10.000 punti forza ottenuti. Io adesso quante me ne mancano? Che non capisco bene neanche che cosa sia. Perché è come se lui, ok, è sottovuoto in qualche modo lo stomaco, anche se ha tante aperture, è credibile che si chiuda, c'è il risucchio, eccetera. È un po' come noi quando parliamo con le corde vocali. Effettivamente il flusso d'aria, abbiamo le corde vocali vere e false, poi io non sono tanto competente, però si chiamano così e bloccano l'entrata e l'uscita del flusso d'aria. Ok,
e come qui forse ero lo sfiatatoio, le corde vocali del Sarlacc. Ripeto, mi ricevi? Sono qui, Juno. Ah, grazie al cielo. Stai bene? Sei ferito? Sopravviverò. Bene. Il tuo segnale è di nuovo intenso, ma rilevo altri segni di vita diretti verso di te. Ok, sì, li ho visti, ma cercavo di capire. Magari poi me lo dite voi, perché non sono, come sapete, avvezzo, ve l'ho detto anche all'inizio di questo livello, non sono avvezzo con i veicoli, con le armi, non mi piace, sia nella obiettivo bonus, va bene, secondario, non mi piacciono troppo sia nella vita reale che nei giochi, quindi non riesco mai a memorizzare i nomi. Ah, c'è anche il Rancor. E le strutture non memorizzo. Ma sta roba, che cos'è? Non capisco, cioè un cumulo di detriti a caso. In questo caso, se erano stati molto bravi a mostrare dettagli delle guerre dei cloni comprensibili, io qui non saprei che vicolo. Cioè, ok, questo è un piede del camminatore delle guerre dei cloni, ma il resto è a caso. Ma guardati le spalle più che arrenderti, guarda chi c'hai lì e ti tira tra l'altro le pietre. È come il tank di Left 4 Dead. Tra l'altro Left 4 Dead è un altro gioco, ragazzi, quanto mi ero divertito a portarlo online. Ci pensavo giusto qualche tempo fa, peccato che mi sta ammazzando, peccato quello. Peccato però che le dirette che avevamo registrato con Diego, mio fratello e Dennis, mio cugino, sono andate perdute perché erano sul computer vecchio. Poi io non l'avevo più montata perché era poco seguita la serie su YouTube, era anche invecchiata male. Era un periodo in cui sperimentavo le dirette, ero molto più impacciato nel modo di parlare, stavo attento che si capisse e quindi anche il parlato in qualche modo era meno naturale. Non mi piacevano, cioè riguardandolo non mi piacevano e non l'ho mai più rimontate. Però l'ho persa anche, quindi quello è un dispiacere. Junk dice che secondo lui è una TTE schiantato e guardandolo da sopra forse vedo il cannone. È possibile, sì, è andato in mille pezzi, si è frantumato proprio. Ah, è vero che loro fanno la capoeira e mi ha ucciso così. Mi ha ucciso in questo modo dopo un calcio di capoeira, ma sto livello qui è infacile, ma è difficilissimo. O sono io, va bene, un po' rintronato, ci sta. Ma le sto prendendo oggi. Poi si teletrasportano. Cioè, sono fortissimi su Felucia con i calci. Con i piedi. O con la capoeira i felusiani o il Rancor col pestone. E la strategia non va bene. Per niente, ma voglio eliminare il più grosso. Perché ha un problema. Mi tira le pietre, mi fa male. Non colpisce apparentemente gli Stormtroopers che gli stanno sparando. Quindi una minaccia più grande per lui. Ma se ne frega, evidentemente abbiamo un abbigliamento che richiama il Rancor. Avrei voluto salirci in groppa, usarlo, ma invece l'abbiamo distrutto. Ok, andiamo. Andiamo a prendere innanzitutto lui, l'Holcron. Ce l'ho fatta, sfera combo della forza. Anche questa volta ne abbiamo persi, ne ho persi. Io parlo al plurale, perché siamo qui tutti insieme, ma sono io che ho la colpa di tutto, quindi sono io che poi devo confrontare i miei fallimenti. E l'ho mandato con i resti del camminatore caduto, distrutto, ed eccoli qui. È bello che loro effettivamente è come se dicessero stop in alto di te, ma non ti vedo, dove sei? Sparano a caso, infatti. Dov'è? Dove è andato? Ah, questo è stato rapido. Pensavo che non fosse così rapido a girarla. Molto rapido quello di destra. Bravo. Tu sei un soldato che meritavi di rimanere. Però, ok, la strategia la Obi-Wan Kenobi. Sto più in alto di te. Ma non vedono niente. Cioè, hanno una visuale, anche volendo, i colpi. Io dubito che dalla posizione in cui sono arrivino fino là sotto. Qui, chiunque arrivi, sono in svantaggio. Vabbè, impero, cambiate strategia, cioè non funziona. Piuttosto la barricata qui ci sta, perché uno arriva e anche alle spalle teoricamente hanno i nemici, ma non si sono protetti
e i nemici non li hanno attaccati, hanno aspettato Starkiller che arrivasse per portare all'attacco. Eliminiamo gli sputavereni. Ah, li ho eliminati. Là un altro Rancor. E qui abbiamo gli sciamani. Mi ha preso in pieno. Cos'è che mi ha tirato? La magia. Sono tipo le sorelle della notte. No. Cioè, usano le mie abilità, però in modi diversi. Mi hanno tirato qualcosa, che è come io il lancio della spada. E poi mi ha lanciato una magia. Questa onda energetica. Capo felusiano oscuro. Perché effettivamente, come vi dicevo all'inizio, corrotti dall'oscurità, che ormai ha avvolto completamente Felucia, sia per l'arrivo dell'impero, sia per l'apprendista di Shakti, che è caduta al lato oscuro dopo la morte della sua mentore. Qualche traccia del senatore Organa? Non ancora, ma è vicino, lo sento. Questo tipo è il nostro cucciolo, giochiamo a palla con lui. Ce la tira dietro? Cavoli, che sberle che gli diamo. Ma tra l'altro, il senatore Organa, io non ho capito. Era nella bocca del Sarlacc, nella pancia del Sarlacc, mi hanno detto. Credevo stesse facendo Boba Fett. Ma invece no. Invece apparentemente è in qualche altro posto, al sicuro. Ma adesso lo troveremo. A meno che noi non siamo nella bocca del Sarlacc ancora, sì, in qualche modo, ma fin dove ci siamo spinti? Cioè, quanto è grande sto Sarlacc? Perché, ok, la struttura è quella, ma anche qui, scusate un attimo, non mi tornano alcune cose. Se fosse la bocca del Sarlacc, questo io credo che sia un anello, così guardandolo, dei mezzi delle guerre dei cloni, dei separatisti, che vediamo anche su Geonosis. Già li abbiamo scorti la prima volta su Felucia, insieme per l'appunto agli elmetti dei cloni. Ci stava, perfetto, tornava tutto. Ma se siamo all'interno del Sarlacc, cosa che non credo arrivati a questo punto, ma anche se non scorgo il cielo, non credo sia così, siamo stati sputati fuori dal Sarlacc, da quella che era... ipoteticamente, prima dicevo, le sue corde vocali, la sua bocca, non si può neanche dire bocca, naso, in qualche modo ci ha soffiato fuori comunque, e quindi non siamo più all'interno del Sarlacc. Quindi era una bugia, cioè Bail Organa nella bocca del Sarlacc, nella pancia del Sarlacc, arrivando poi alla fine della mia argomentazione, era una bugia, mi hanno esaltato mentendomi. Bravo gioco. Si fa così. Ah, è pieno di queste piante, tra l'altro, maledette, io le odio, vado avanti. Lui è il potenziatore, quello che delle baby gang che esalta, è il leader della baby gang. Lui esalta gli altri dicendogli dai che ce la facciamo, poi se abbatti lui tutti gli altri si fermano. Sono tanti però, cioè, questo qui era un baby gang proprio del milanese. Ok, datemi un secondo di respiro, più che altro per riprendere il taser e scossarvi come si deve. Ok, buono. Quanti sono rimasti? Uno? Teoricamente uno, due. No, sono in piedi anche gli altri. E maledetto quello del veleno. Ok, vi lascio qui. Ho un attimo di timore perché siamo nelle ultime fasi di gioco. Non vorrei morire di nuovo. E Junk giustamente ha detto: non sei più nel Sarlacc. Ci si apre effettivamente proprio un sottotitolo che lo conferma. Questo è il cimitero non degli elefanti, non dei Purgil visto in Ahsoka, ma dei Rancor. Quindi vedremo delle ossa così grandi di Rancor, non credo, non sono almeno un misto, alcune sono grandi perché sono immense, ma queste qui non sono ossa, non posso immaginare un Rancor grande così. Però se non sono più nel Sarlacc, come conferma Junk, mi hanno mentito. Cioè, non era nella pancia del Sarlacc, c'era un passaggio nella pancia del Sarlacc per arrivare a Bail Organa. E quindi ci stiamo arrivando. Ed eccolo qui. Senatore Organa, il maestro Kota mi ha inviato a salvarla. Ah, sapevo che sarebbe tornato in azione, ma pensavo ce l'avesse con me per aver ignorato il suo consiglio. Oh, le assicuro che è furioso, ma vuole rimproverarla di persona.
Forza. L'apprendista di Shakti sembra impazzita. Come l'intero pianeta. O non siamo pazzi. Ci siamo convertiti al potere del lato oscuro. Fatti da parte, ragazzina. Non voglio farti del male. Non puoi. Lui te lo impedirà. Ci sono due cose che abbiamo fatto morire da ridere. Una è il doppiaggio italiano di Bail Organa, che sembra dalla voce più giovane di Starkiller. La seconda, quello l'ho apprezzato invece, le spade quasi a manganello che usa lei, che sono fenomenali. Questo tra l'altro Rancor maschio, quindi un po' più grande degli altri, ci lascia intendere, più corazzato, più brutale all'esterno. Ora lo guardiamo bene. Ma la terza cosa, Starkiller ha acceso la spada laser e, come vedete, alla presa inversa stava uccidendo Bail Organa. Io ve lo monto poi nel montaggio, guardate bene, io ho visto Bail Organa trafitto dalla spada laser, ero certo che morisse lì, e invece il nostro Bail è sopravvissuto di nuovo. Morirà soltanto con la distruzione di Alderaan in episodio 4, perché giustamente dice in Rogue One: allora me ne torno lì che siamo messi veramente male, vuoi che non mi bombardino il pianeta proprio mentre ci torno? Eh sì. Non è come Xiono, l'adorato Xiono, che invece quando la base Starkiller distrugge Osnia Prime, di cui è senatore, non si sa come mai, non è sul pianeta. E Xiono non ce la racconta giusta, e anche Ahsoka ha mostrato... Ma anche lei è stata colpita, sì, anche lei con il Rancor. Quindi non è un cucciolo molto addestrato, ragazza, eh? Attacca mete, è un macello. Xiono, anche Ahsoka non la raccontava giusta... Filoni potrebbe sfruttarla bene l'occasione di rendere questo personaggio una sorta, non di cattivo, perché è un senatore inutile praticamente, però qualcuno di corrotto, un po' alla massa Midda se vogliamo dei sequel. I fulmini gli tolgono poco e niente, ed è una soluzione per rendere più difficile il livello, perché guardate la vita come gli scende poco, e invece se lo colpiamo con la spada laser gli togliamo molto di più. Tra l'altro l'aspetto è proprio, prima parlavo del cimitero degli elefanti, citando il Re Leone, è un po' la Mammut con queste zanne davanti che aumentano rispetto agli altri, le anche sulla coda, è in qualche modo un po' corazzato. Io sono alla ricerca di un checkpoint perché tra poco sono morto e quindi spero che ci sia un video, qualcosa... Anche perché vorrei lanciargli, ad esempio, un oggetto. Mi sta caricando. Venga, mi carichi. A questo punto mi carichi e combattiamo così. Ma dov'è lei? Lei è qui. Non l'avevo vista. Perché come la maestra Shakti, anche lei diventa invisibile. E non è un bug questa volta. È questo potere del lato oscuro che la rende invisibile. E io non la vedo. Ma neanche Starkiller vede il Rancor. Cos'è che ha scossato? Cioè, scusatemi, ma cos'è che ha scossato Starkiller? In nulla. Hai davanti un pericolo abnorme. Sto fuggendo praticamente. E lei mi ha colpito con una bolla di forza, con un'onda energetica. Perché stavo saltando e mi hanno spinto via. Non il Rancor, ma sicuramente lei. Siamo vicini però, dai che ce la posso fare. Io ce la posso fare, Starkiller non lo so, perché c'è una mira che è un po' quella che è. Se lei ci becca con un'onda di forza, voliamo giù di nuovo. E alle mie spalle. Dai che ce la faccio. Ok, non ce la faccio, ma credo nel potere del lato oscuro. Sto scossando lei. Perché? Perché lei, ok, che... è il nostro avversario, ma tanto non perde vita perché l'affronteremo dopo il Rancor. No, è arrivato e ci ha ucciso. La scossa non gli ha fatto niente.